Secondo me ha giocato per larghi tratti una buona partita, forse ogni tanto un pochino di foga come all'inizio, sembrava che dovessimo risolvere tutto in 12 secondi, ma in realtà per larghi tratti abbiamo giocato una partita secondo me importante, una partita di ritmo dove ci siamo passati la palla, dove dietro abbiamo tenuto, tenendo conto che noi rispetto a una squadra come Roma abbiamo un deficit di taglia fisica e ci sono dei canestri nel finale che lo dimostrano, c'è un canestro di Sandri contro Musso che viene fatto perché Sandri è più alto, molto difficile tra l'altro, o i possessi così profondi in fondo di Sims contro Martinoni. Abbiamo giocato secondo me una partita che volevamo giocare, provare ad aprire il campo, provare lo stesso a tenere alto il ritmo, perché questa è la nostra caratteristica, infatti finiamo con 70 tiri dal campo ancora una volta. E dopo, adesso bisognerebbe che io la riguardassi con un pochino più di attenzione, ma se vado ad analizzare così alla spicciolata dico, ci sono stati tre possessi dove Sims è stato bravo a buttare fuori la palla e ci hanno fatto canestro da tre punti Landi, Kess e Baldasso. Noi dall'altra parte siamo andati in modo diverso, ma abbiamo costruito dei tiri da tre punti coi piedi per terra e li abbiamo sbagliati. Ne ho in mente uno di De Negri davanti alla panchina di Roma, ne ho in mente uno di Pinkins completamente aperto su un pick and roll laterale, per cui alla fine adesso si può anche fare della filosofia, no? Si può dire avremmo potuto far meglio una cosa, l'altra, è come giocare a carte, dopo o io sto dietro, vedo cosa giocano gli altri, dopo sono sempre bravo. La realtà dice che secondo me la sensazione che mi rimane tra le mani è quella che la mia squadra abbia giocato una buona partita, che Roma ci abbia fatto vedere perché è la squadra favorita secondo me a vincere il nostro campionato, perché oltre a una profondità di roster importante che gli ha permesso di sopperire alla mancanza di un giocatore e mezzo, ha giocato negli ultimi 10 minuti una partita molto, molto fisica, molto fisica, e sono stati molto bravi. Però è vero anche che, ripeto, fanno i canestri a tre punti, sbagliano i canestri a tre punti, che piedi per terra, è un gioco di uomini che a noi allenatori piacerebbe rendere perfetto, che in realtà rimane imperfetto, per cui rimane secondo me quanto di buono abbiamo fatto, che era giocare una partita solida fuori casa su un campo importante, e questo è stato fatto. Poi da lì ci sono dei particolari che vanno discussi, ne ho già parlato con la mia squadra in spogliatoio, ci sono delle cose che vanno messe a posto come ogni allenatore ha dopo una partita, a volte a caldo ne hai molti di più rispetto, poi rivedendola la rivedi e dici bah, forse sta roba qui non è, poi c'è anche i meriti degli avversari, perché poi perdi perché ci sono degli avversari forti che giocano in maniera importante e fanno cose importanti. Per cui, ripeto, secondo me è stata una bella partita, la partita è stata da noi interpretata bene, su alcuni episodi abbiamo fatto cilecca, da questa cosa ripartiremo per metterci in bolla sulla prossima partita, che per noi è un derby ed è una partita molto importante. Buonasera Mattia, buonasera. Congratulazioni, perché la squadra anche a mio modestissimo avviso ha fatto una buona prova, però c'è un dato che comincia a essere, è quasi una consuetudine, fuori casa andate un po' in sofferenza, anche vincendo a Cassino all'overtime avete perso Trapani, quindi significa forse che c'è una carenza a questo punto forse di personalità, o credi sia comunque una usualità di questa squadra che voi adesso chiedi, che comunque rimane sempre un'ottima squadra? Allora, noi giochiamo con, aiutami, faccio i conti, 1, 2, 3, 5, 5 under e un esordiente dalla Serie B. Due americani che non hanno mai giocato in Italia, adesso voglio dire, pensare che in 6 giornate noi diventiamo, a Legnano ci ho messo 3 anni prima di iniziare a vincere con un'utilità fuori casa, cioè le cose se venissero fuori così, Roma non è stata costruita in un giorno, cioè... Non è il mio modo di pensare, so che esiste questa cosa che magari dopo 2 o 3 partite si può tendere a fare dei bollaggi, però ogni partita è un caso a sé. A Cassino abbiamo giocato realmente male, l'abbiamo portata a casa semplicemente perché siamo più forti. A Trapani abbiamo avuto un inizio disastroso, però ci sono stati anche dei meriti di Trapani che la settimana dopo ha rigiocato un'altra partita da 20 canestri da 3 punti, però 2 volte da meno 20 siamo andati pari e abbiamo avuto il pallone per vincere la partita. Giocare una partita ad alto punteggio. Oggi giochiamo invece una partita molto fisica, una partita difensiva,
veniamo qui, l'idea era proviamo a giocare la nostra pallacanestro anche fuori casa, abbiamo tirato, ripeto, 70 tiri dal campo, noi abbiamo provato a farlo, poi ci sono situazioni in cui se facciamo due canestri da tre punti in più siamo bravi, a volte siamo meno bravi, per il modo in cui giochiamo è logico che è una pallacanestro che permette ai giocatori di prendersi delle libertà e delle responsabilità, per cui a volte abbiamo degli eroi, a volte abbiamo dei non eroi, non è il mio modo di vedere, cioè non sono eroi quando segnano, non sono un eroe, sono buoni giocatori che a volte segnano, che a volte sbagliano. L'importante è sempre l'idea con cui noi lasciamo il campo. Io penso che noi anche stasera abbiamo lasciato il campo con l'idea che siamo una squadra, che siamo coesi, che siamo lì, che lottiamo, che giochiamo a pallacanestro, che abbiamo i nostri alti, i nostri bassi, però ripeto, andiamo a Trapani, andiamo sotto i 20, comunque giochiamo, e Trapani è un campo non semplice, vuol dire, ed è una signora squadra. Veniamo qua a Roma, stiamo avanti per 35 minuti e poi dopo nel finale, va bene, arriviamo corti su un paio di cose, comunque continuiamo a costruire buoni tiri. Vi faccio un esempio, magari stupido, chiamo un minuto e dico ok, meno 10 per noi, per tanta differenza canestro, torniamo in campo, comunque abbiamo fatto anche l'ultimo canestro, perciò di una squadra che ha dei meriti nello star lì con la testa. Poi ripeto, il modo di giocare che ho scelto quest'anno è diverso da quello che facevo gli altri anni, è inerente alle persone che avevo, logico che quando avevo Mosley non giocavo e non giocavo in questo modo, voglio dire, questo è il punto, però l'importante è che ci sia l'idea, e penso che noi la diamo, di essere tutti su una pagina, di provare a fare le cose, ripeto, interpretazione migliore, interpretazione peggiore, perché siamo uomini. Assolutamente, grazie. Sì. Aggiungo che a Trapani hai perso perché gli altri hanno messo 18 triple, non so se te lo ricordi. Sì, cioè hanno fatto una gran partita offensiva, da noi aiutati, però è stata una gran partita offensiva. Perché la cosa su Pickens. Sì. Sì. Lo hai trovato che preferiva ancora giocare spalle a canestro come a Tomic, o già con la nuova mentalità proprio di giocare su a canestro a prezzi del tiri da fuori pick and pop come lo stiamo vedendo giocare adesso? Allora, l'ho trovato com'è lui un giocatore comunque di grande intensità, perché alla fine è un giocatore di impatto fisico, è un giocatore che sta vivendo una trasformazione, perché lui ha giocato in un college di basso profilo, dopodiché ha giocato 2 anni nello stesso posto ad Hanau in seconda lettera tedesca, una squadra di medio profilo, l'anno scorso in Bundesliga al Mitteldeutscher in una squadra di basso profilo di un ottimo campionato, era un cambio della panchina, adesso noi gli stiamo dicendo toh, ti diamo la palla un possesso su due, vedi cosa fa, è diverso quello che gli chiediamo rispetto, secondo me è un giocatore che sta dimostrando di avere grandi qualità, obiettivamente. Poi parliamo di un ragazzo sempre del 93, cioè non un ragazzo giovane, giovane, giovane. Ogni tanto ha dei momenti in cui può andare in fatica. Adesso è 2 partite di fila che sta tirando male, anche la precedente con Rieti aveva tirato male, aveva fatto 2 canestri in fondo importanti da 3 punti, perché comunque è la scelta, no? Noi tutti, tira, cioè se la senti, tira, gioca con fiducia, al limite a un certo punto ti cambi, ti siedo e stai lì vicino a me. Per quello che è il suo percorso, penso, di crescita, è comunque un giocatore che deve, se vuole anelare a un livello più alto, avere una doppia dimensione, cioè quello che può fare spalla canestro di energia, però avere una dimensione frontale dove mette la palla per terra, dove tira, e queste cose lui sta imparando a farle, in più perché si sposano bene anche con il fatto di avere con Martinone un giocatore intercambiabile e col fatto che quando entra Cattapan entrambi possono spostarsi lontano per giocare insieme a un giocatore d'area, quando entra Battistini entrambi possono andare più vicino, perciò l'idea della squadra era questa. Io sono molto contento di Cruz, sono anche a volte molto duro perché è logico che lui nella nostra squadra ha delle responsabilità importanti, però sono contento perché è un ragazzo bravo, si allena molto bene, una persona silenziosa, un ragazzo pulito, per cui ripeto, e per adesso secondo me quello che ha fatto vedere in questo campionato sono cose da giocatore assolutamente importante. Sì, coach, una nota, sì. E una domanda. Certo. Una nota, mi è sembrato divertente quando lei alla fine della metà dell'ultimo quarto guarda Martinoni e dice non lo puoi prendere, si prende col petto, si parla di Sis, e lui sconsolato apre le braccia come a dire io che posso fare. Poi c'è il cambio, no? Ci metti vinti. Sì, e senso che ma la musica non cambia, questa era la nota di colore. Ma invece la domanda che ho fatto anche al tuo collega prima, l'ultimo quarto come lo avresti voluto rifare, e se era esattamente come lo hai fatto stasera, perché mi è
eccesso di tiro da tre sta nelle vostre corde, lo sappiamo, abbiamo visto le statistiche, ma Roma che difende in questo modo sembrava quasi che volesse mandarvi da tre. Qual è il punto? L'ultimo quarto. Allora, la cosa che vorrei rifare è che vorrei fare 10 su 10 da tre punti e vincerli 20, e questo mi sarebbe piaciuto molto. Però la realtà dice che poi Roma, secondo me, ha difeso in maniera egregia. Cioè ha difeso la grande squadra, come devi difendere una squadra che vuole vincere il campionato. Nel senso, in casa soprattutto, nell'ultimo quarto, ti mette il corpo addosso in ogni situazione, sa di avere tanti giocatori, perciò se qualcuno va in problemi di falli ne mettiamo dentro un altro ancora più grosso e forte uguale, e dice va bene, adesso giochiamo così. Perciò, logicamente, come ha detto Piero Bucchi, a un certo punto la coperta è corta, perché molto presenti in area, Sims in mezzo, molto attenti al fatto di mettere mano addosso, succede che poi ti lasciano qualche tiro aperto che noi abbiamo sbagliato. Io adesso su questa cosa del tirare tanto da tre punti, tirare poco da tre punti, innanzitutto bisogna vedere dove sta andando il gioco, e il gioco va in quella direzione, ma va in quella direzione anche se noi portassimo la linea a distanza NBA, perché dei giocatori che c'erano in campo, voglio dire, se gli portiamo la linea mezzo metro più indietro, dopo un mese di allenamento e tirano tutti così, cioè non è che cambia. Ma voglio dire, secondo me il punto è che la pallacanestro eccessivamente tattica, la pallacanestro eccessivamente difensiva è un sofisma mentale che può piacere agli appassionati. Ma la famiglia che viene a vedere la partita, ma si diverte quando vede 100. Se noi vogliamo tornare ad essere uno sport coinvolgente, il bambino quando va in campo a giocare, ma si diverte perché fa un canestro, non perché fa un passaggio, un blocco, un tuffo. Dopo quello diventa un piacere perché impari a giocare. Per cui io penso che la prima cosa sia quella per i giocatori di adesso, che sono diversi dai giocatori di una volta, quella di dire loro: ti stiamo chiedendo tantissimo difesa. I giocatori adesso hanno un'applicazione, un'energia difensiva, una capacità difensiva che non è neanche paragonabile a quelle dei giocatori prima. Perché è cambiato anche il regolamento, perché è cambiato il regolamento, l'introduzione del regolamento e la maniera di contatto. Dopo è logico che diventa ben difficile per un attaccante far canestro, perché pigli dei cazzotti fotonici, voglio dire, e non diventa facile. Per cui l'idea che dov'è che non si prendono cazzotti? Se si apre un po' il campo, se si va a tenere un po' da lontano. Cioè, perché a mettere la palla dentro, adesso voglio dire, è logico, Roma a Sims ha dei vantaggi fisici, ma nel momento in cui trovi un giocatore paritetico a Sims a livello fisico che non gli permette di fare quei canestri di avvicinamento, ma dopo il vantaggio grosso, guarda, poi uno dice, ma sai, non c'è nessuno così come Sims, è questo il punto. Cioè, comunque la partita di oggi da Roma è stata vinta al di là dei canestri di Sims, perché nel momento decisivo lui butta fuori la palla e Roma fa tre punti Landi, tre punti Chessa e tre punti Baldasso. Noi dall'altra parte facciamo Ferros da Dengs, da Dungs da Deng. Cioè, ormai la pallacanestro è questa roba, perché tanto i giocatori e le squadre lì dentro sono sempre prontissimi. Cioè, quando prendi un canestro da sotto, un allenatore viene una sincope, per primo, voglio dire, ammazzeresti tutti, i giocatori si flagellano, sanno benissimo che è un errore, e perciò quella cosa lì cerchi sempre di toglierla. Sì, però fammi aggiungere, se posso, certo, la mia opinione davvero. Noi siamo tutti cresciuti con palla post basso, se il lungo non riesce a fare il movimento, scarica di nuovo fuori e arriva la bomba. Questo è un film. A tirare in questa maniera incredibile da tre... Allora ti faccio una domanda, se poi la facciamo a Chessa che lì. Ma quando lui arriva in attacco e ha i piedi a posto per tirare, se ce li ha dopo un passaggio, cosa cambia se ce l'ha dopo sette passaggi? Magari dopo sette passaggi è più stanco e la squadra ha anche meno tempo, perché magari dopo sette passaggi fa 3-2-1 e deve tirare veloce. All'inizio dici, ma io sono a posto, la difesa è fuori così. Secondo me ci sono giocatori che possono fare questa cosa, giocatori che non devono fare questa cosa. Ed è logico, poi ognuno costruisce le squadre per come meglio crede. C'è chi piace prendere tutti i giocatori e fare questa cosa, a chi piace mister. Però voglio dire, che uno abbia dei giocatori, ripeto, perché cioè, prendete Chessa, dite non tirare, e allora cosa abbiamo preso Chessa a fare? Lo dico perché lì, voglio dire, e oggi ci ha distrutto. Per cui, cioè, questo è il punto. Poi, cioè, si tira tanto, si tira poco da tre punti, si tira quello che ti lascia la difesa. La difesa ti vuol far tirare tre punti, tira tre punti. Ci sono delle volte in cui la difesa va sempre dentro e la difesa va sempre dentro. Però io ripeto, secondo me bisogna guardare la pallacanestro d'alto livello. La pallacanestro d'alto livello sta andando in... Tant'è che tutti prendono i lunghi con la doppia dimensione, i lunghi che possono tirare. Cioè il giocatore vero e proprio, lo stesso Sims è un giocatore che comunque a suo modo ha una doppia dimensione. Cioè Sims dai 5 metri fa canestro, non è che lo puoi lasciare, e ci ha fatto dei canestri dai 5 metri. Secondo me quella cosa lì è comunque un quid, un più che...
che serve alle squadre per fare un ulteriore salto di qualità. E poi ripeto, se ci sono due canestre in più, probabilmente abbiamo anche tre persone in più al palazzetto che